Prospezione. Prospezione. No, si chiama prospecting. Prospecting in inglese vuol dire ricercare l'oro, ricercare delle materie preziose nel sottosuolo. Ma che cosa c'entra il sottosuolo con il settore immobiliare? Ecco, queste attività di prospecting sono delle attività di ricerca di oro dei tuoi clienti che ti possono portare a vendere delle case. Oggi ti spiego come farlo in tre semplici mosse. I migliori agenti immobiliari sanno molto bene che nel loro database ci sono i migliori contatti. Quindi la questione diventa: come coltiviamo questi contatti affinché diventino dei nostri clienti? O ancora, se oggi non sono interessati, come teniamo e manteniamo una relazione con queste persone affinché ci portino un ottimo passaparola? Come si trasforma un potenziale cliente in cliente grazie alla frequenza? La frequenza della nostra comunicazione. La nostra comunicazione con questa persona ha delle attività alla base che possono essere un faccia a faccia, quindi bersi un caffè insieme a questa persona, piuttosto che un SMS, piuttosto che un'email o un piccolo regalo. Ricordiamoci sempre che il nostro lavoro è fatto di relazioni e quindi queste attività devono essere genuine, devono essere sentite. Non siamo lì a parlare con questa persona perché è un numero, perché ci fa piacere ascoltarle. Come faccio quindi a far combaciare la mia esigenza di un contatto frequente con questa persona quando oggi le persone sono molto impegnate? Ecco, questa è una preoccupazione soprattutto per i nuovi agenti immobiliari. Quindi non c'è una regola. Devi capire come contattare questa persona, quando contattarla. E ti garantisco che sono già tanti anni che in Eurocasa utilizziamo attività di prospecting. Queste ci hanno portato a creare e a mantenere un miglior rapporto con questa persona. Esperienza personale vuole che un contatto non può rimanere più di 30 giorni fermo nel tuo database senza che tu non abbia fatto un'attività di prospecting. Se chiamo una persona ogni settimana per chiedergli se ha deciso di vendere casa, senz'altro questa persona si irriterà moltissimo con me. Prova invece a pensare come rendere questa chiamata, questa attività di prospecting utile per il tuo interlocutore. Magari istruisci questa persona su un aspetto di acquisto o di vendita che potrebbe essere interessante nella sua situazione. Ecco, non è che bisogna parlare per forza di lavoro. Magari potrebbe essere interessante per questa persona che gioca a paddle che a Cernusco sul Naviglio hanno aperto un nuovo campo. Ci andiamo? Quindi chiama queste persone una volta al mese con delle informazioni di valore valide e rilevanti in base alla sua esigenza, ma non ti dimenticare di appuntare queste informazioni all'interno del tuo database, all'interno del tuo CRM. Sì, è vero, le mettiamo nel computer, ma ciò non toglie che il lavoro dell'agente immobiliare è quello di stare al contatto con le persone, di essere genuini e, perché no, se si possono aiutare anche nella loro esigenza immobiliare. I tuoi sforzi di essere disponibile ed empatico con queste persone non portano da nessuna parte. Magari questa persona reputa che il tuo approccio non sia adatto. Quindi cogli questi indizi per trasformarli in un'opportunità, quindi di adeguare la tua strategia per ogni persona con cui ti metti in contatto, non irritandola, ma appunto di creare una relazione migliore con loro. Per qualsiasi cosa io sono qui a tua disposizione, ci vediamo al prossimo video.